Da 20 partirono tutti i più grandi imperatori, legionari, eccetera, eccetera, romani, viaggiatori, commercianti e altre cose ancora. Nel corso del tempo, nel corso dei secoli, l'importanza del porto di Brindisi fu sempre collegata al fatto che i viaggiatori potessero sbarcare o meno sulla sponda opposta. Per cui in età imperiale potevano farlo, vi era un unico impero. Nell'alto medioevo, come avete studiato, rimase in piedi la parte orientale, cioè il cosiddetto impero bizantino. La parte occidentale dell'impero fu frantumata in tantissimi regni romano-barbarici. Vi ricordate qualcosa, forse? Perdendosi questa unità imperiale, sostanzialmente le persone non potettero più andare verso l'Oriente. L'importanza di Brindisi decadde nell'alto medioevo fino quasi a scomparire. Quando rinacque Brindisi, rinacque in età normanna nel momento in cui, diciamo, tutta la cristianità occidentale volle riconquistare Gerusalemme e tutte le persone furono nuovamente interessate a partire dai porti pugliesi e in particolare da Brindisi per sbarcare poi in Oriente diretti a Gerusalemme. In età normanna riprende nuovamente vita Brindisi. Nell'alto medioevo vi era un piccolissimo ridotto fortificato. Forse ci saranno stati 200-300 abitanti in totale in tutta Brindisi. In età normanna torna ad essere una delle città più importanti di tutto il Mediterraneo. I normanni diventano patrocinatori non solo della rinascita urbanistica di Brindisi, ma anche di numerosi monumenti che a Brindisi vennero eretti, soprattutto chiese, castelli e chiese. Il professore Carito vi ha fatto vedere il luogo su cui sorge la chiesa di San Paolo, vero? E vi ha detto che lì c'era il castello di età romana. In età normanna viene riattivato questo castello di età romana e diventa il castello dei Normanni. E avrà più o meno 2 secoli di vita fino al momento in cui Federico II costruirà l'altro castello ancora più grande che quello attualmente sede della Marina Militare. Il vecchio castello normanno decadde e venne ricostruito sotto forma di chiesa di San Paolo.